Siamo con Marco Rocco ed Enrico Cantoni del Precotto. Oggi ennesima vittoria per 4-1, la 12ª consecutiva. State facendo un campionato strepitoso. Commentate questa gara. È stata la ciliegina di questo campionato. Abbiamo fatto un percorso che all'inizio dell'anno non era partito nel migliore dei modi. Forse solo noi conoscevamo le potenzialità di questa squadra all'inizio, perché venivamo da un ripescaggio. E anche se i risultati all'inizio ci hanno un po' penalizzato e ci abbiamo messo un po' a ingranare, credo che questa vittoria del campionato e la vittoria di stasera siano il giusto premio per quello che abbiamo fatto quest'anno, per il gruppo che siamo e per come abbiamo affrontato il campionato con serietà e grandi potenzialità, anche perché i dati parlano chiaro. Stasera ci avete messo un po' a entrare in partita, probabilmente avete sofferto il pressing del Sangio e il campo bagnato. Voi siete una squadra che ama giocare palla a terra, uno o due tocchi, ci avete messo un pochino di tempo a capire la superficie e come viaggiava il pallone. Sì. Poi i tuoi gol hanno aiutato a incanalare la partita, sì, per il verso giusto, e non avete più sofferto. Sì, è effettivamente così. Loro comunque pressavano alto, noi magari non ci abbiamo messo la stessa concentrazione che ci abbiamo messo in partite che erano decisive quest'anno, però poi quando abbiamo iniziato a giocare con serenità, che siamo andati in vantaggio e abbiamo iniziato a giocare a palla a terra, abbiamo sfruttato magari anche un po' di stanchezza da parte degli avversari e credo che ancora una volta abbiamo fatto un risultato che è molto importante. Mancano due giornate alla fine. Come trovate e come troverete le motivazioni per affrontarle adesso che ormai il titolo è conquistato e la promozione in eccellenza anche? In realtà noi abbiamo una partita che è fuori classifica e l'altra partita che è col Sanfermo. No, un turno di riposo e un turno che è con la squadra fuori classifica. Quindi il nostro campionato si è concluso stasera, anche se con due giornate d'anticipo. Quello che volevamo era che, nonostante mancassero due giornate, lo avessimo già portato a casa senza dover aspettare i risultati delle altre squadre, ecco. Per te stasera doppietta, abbiamo visto un'esultanza particolare, sì, con una dedica speciale, sì, ce la spieghi? Sì, tra tre mesi diventerò papà e quindi sarà una delle... Ci terrò a far vedere a mio figlio questo video con esultanza dedicata e lo dedico anche a Giulia, lo dedico così e facciamo il quartetto completo, ecco, sì. Allora, ringrazio comunque tutta la squadra, abbiamo fatto un buon campionato. Anche se ci sono stati personaggi che non credevano, al di fuori della nostra società, che era una squadra che poteva creare dei problemi. E a metà campionato non eravamo primi in classifica, c'è stato qualcuno che non ci ha neanche considerato. E alla fine del campionato abbiamo avuto ragione noi, perché è stato un gruppo forte, unito, testa bassa, abbiamo lavorato e ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni. Io devo ringraziare tutti i ragazzi, sono stati veramente eccezionali. All'anno prossimo.